Life Social. Bentornati a Live Social, amici di Radio Roma Capitale. Siete in compagnia del vostro speaker Matteo, ovviamente sempre qui con voi. Nuove interviste, nuove storie. Prima di iniziare però, io come sempre vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, mettete un bel like e magari, se volete, condividete le storie e le interviste che sentite più vostre, più vicine al vostro mondo, che sicuramente hanno saputo catturare di più il vostro interesse. Allora, oggi siamo in compagnia della dottoressa Andreina Apicella, che è una logopedista. Quindi ci parlerà del suo mondo, ci introdurrà in quella che è la sua professione, ci darà sicuramente qualche nozione in più rispetto ai tabù che ci sono in merito. E io diciamo che non voglio dirvi altro e ve la vado a presentare. Ciao Andreina, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie per aver accolto il nostro invito, è un piacere averti con noi. Ciao. Allora, io ti ho già ovviamente annunciata, parleremo della tua professione, della logopedia. Allora, dici un po' intanto come nasce la tua storia, questa tua professione e passione. Nasce da un grande amore che avevo per e che ho per i bambini, ecco. E averli incontrato e soprattutto aver incontrato una fascia di bambini che non potevano parlare mi ha spinta ad approfondire questo campo. Volevo capire perché non potevano parlare. Io mi occupo fondamentalmente di autismo, quindi sono una logopedista con approccio cognitivo comportamentale perché mi occupo di autismo. Particolarmente mi occupo di tutto, ma in particolar modo di autismo. Ok, diciamo che quindi rispetto alla logopedia, che è comunque un ambiente molto ampio che va, diciamo, a prendere tutte le fasce d'età e tutti i tipi di problemi legati comunque alla fonia, all'addizione sbagliata, credo, ovviamente, vero? Sì. Però sì, tu diciamo esatto. Che poi hai sviluppato una... Sì, ogni logopedista ha il suo campo d'azione, ecco. Perché essendo la logopedia una professione che fa parte delle professioni sanitarie, ha un raggio d'azione molto molto ampio, certo. Per cui è normale che ognuno di noi si deve specializzare in un ambito, anche se facciamo tutta l'area della logopedia, tutti i settori della logopedia, però chiaramente ci specializziamo in un ambito. Io sono specializzata in autismo, per sì. Questo ho studiato, ho dei master specifici, e ogni logopedista nel proprio ambito in cui lavora ha il suo master di specializzazione, quindi sì. Abbiamo poi 2 anni in più dove ci vogliamo perfezionare. Certo, ovviamente diciamo che concentrare la maggior parte della vostra attenzione e sapienza in un'unica diramazione ovviamente garantisce un servizio ancora più ottimale per quello che è la vostra area di competenza. Sì, certamente, ci dà una garanzia migliore di riuscire negli obiettivi intrapresi. Ah, certo, ecco, assolutamente. Quindi parliamo di bambini, quali sono, diciamo, i casi, se vogliamo, maggiori, no? Che vai a riscontrare? Allora, nell'età evolutiva ti chiama la mamma che dopo i 2 anni il bambino non parla, e quindi le prime preoccupazioni, le prime avvisaglie, certo. Di questi bambini, quindi sono preoccupate, preoccupatissime, vengono allertate anche dal pediatra, giustamente, sì. E quindi si rivolgono allo specialista. Quindi questo è un primo elemento su cui porre la nostra attenzione. Sì. Pediatra e dopo il pediatra l'esperto che è in prima battuta il logopedista. Okay. Il logopedista riceve il bambino, fa una sua osservazione, fa una sua valutazione e da lì va a vedere quale aree sono colpite nel bambino, e poi da lì tramite test che vengono somministrate si sa di che cosa il bambino ha più bisogno. Certo. E da lì si avvia ai vari certo, distretti di pertinenza. Assolutamente, sì, ecco, sì, quindi sì, diciamo sì. È un percorso molto soggettivo. Sì. A seconda sì, del molto, cliente. Molto personale, molto certo. Personale rispetto al bambino o all'adulto che viene. Quindi ricordiamo infatti. Che la logopedia si occupa di un'ampia fascia di età che va dall'età evolutiva all'età adulta. Quindi dipende chi ci viene di fronte. Assolutamente, hai fatto, diciamo, benissimo.
credo a precisarlo, perché magari si tende forse no, a generalizzare, ok, vai dal logopedista, accade questo, invece no, c'è un percorso selettivo, no, a seconda ovviamente c'è, dei c'è casi. C'è un percorso che io consiglio a tutti, anche a tutte le mamme, c'è adesso il fatto, l'idea di fare aspettare i bambini, aspetta, parleranno, aspetta, questa è un'idea comune che è sbagliata, certo. L'importante è agire il prima possibile, parlarne il prima possibile con il pediatra, sì. E lo ricordo, quindi il primo step è il pediatra, ovviamente. Dopodiché si invia alla figura di pertinenza che è il logopedista, in questo ambito. Assolutamente. Il logopedista può tranquillizzare la mamma e dire guarda è solo un semplice ritardo, aspettiamo okay. un po' oppure più, c'è qualche, oppure certo. può dire no, aspetta, facciamo dobbiamo agire. Okay. altri aggiornamenti, quindi allora, questo è fondamentale. Assolutamente. Assolutamente. Hai fatto benissimo ovviamente a precisarlo, perché è giusto essere ben informati. Sì. Calandrino, a questo punto sì. volevo ricordare a te e ai nostri ascoltatori che noi siamo live social, live proprio sì. perché trattiamo argomenti di vita vera come quello che mi stai descrivendo tu con così sì. tanta cortesia, e social perché potete ovviamente trovarci sui dispositivi digitali. Ma a proposito di vita, voglio chiederti se c'è qualcuno nella tua sfera affettiva che vorresti ringraziare, che diciamo ha contribuito a farti diventare la donna e la dottoressa di oggi. Ebbene, ringrazio sicuramente una bimba che è stata una delle mie primissime pazienti, se così si possono certo. chiamare, ma io li chiamo angioletti perché sono ah, certo, degli angeli, ovviamente, questi bimbi. Ovviamente. Non riuscivo a parlare, c'è stato un lungo percorso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. La tua prima vittoria, la vostra la prima vittoria. Sì, sì, era una cosa difficile, difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Grande, sì, allora la salutiamo, la ricordiamo insieme okay. a te con tanto affetto e la ringraziamo, ovviamente ci uniamo ai tuoi ringraziamenti. Cara Andrina, a questo punto, prima di salutarci, lascerei i tuoi contatti appunto ai nostri ascoltatori, così che se per l'appunto avessero bisogno della tua competenza professionale per qualsiasi sia il ramo di competenza, ma specialmente per i bambini, possano rivolgersi direttamente a te. Allora, la dottoressa Andrina Picella, ovviamente logopedista, è possibile contattarla riferendosi alla pagina Facebook che si chiama Logopedia per tutte le età. Ovviamente poi da lì avrete libero accesso, poi a seconda del vostro caso, a quelli che sono i suoi contatti. Cara Andrina, siamo giunti al termine, io volevo ringraziarti, sei stata molto gentile, disponibile, ovviamente ci hai rivelato di più su tutto ciò che è il tuo mondo. Ok, grazie. Una buona continuazione, tante buone cose. Ok, grazie, ciao, buona serata. Ciao Andrina, ciao. E voi amici restate collegati per nuove interviste e nuove storie. Live Social.